Ciao a tutti amici, sono tornata con questi capelli in movimento perché ho il ventilatore qua da parte, oggi si schiatta di caldo ed ero tanto così da fare il video nuda. A proposito di persone nude, questa settimana dobbiamo affrontare un tema che porterà alla demonetizzazione del mio video, ma ormai qua funziona così. Parliamo di sesso lesbo. Cosa ne pensano le persone del sesso fra donne? Quali sono le idee, i luoghi comuni che tutti hanno in testa? Ho cercato di raccogliere più opinioni possibili e in questo video vi leggerò le più gettonate, le più curiose, le più importanti e cercheremo di capire quali sono i cliché che accompagnano le persone al giorno d'oggi e cercheremo di capire il perché la gente si fa determinate idee riguardo il sesso fra donne. La cosa più chiesta riguardo al sesso fra donne è chi fa la parte dell'uomo. Raga, essendo un sesso fra donne, l'uomo non è incluso nella situazione, non c'è nessuno che fa la parte dell'uomo, forse perché dovrebbe la gente smettere di immaginarsi proprio l'atto etero in sé. Non serve l'uomo, si fa benissimo sesso uguale, raga, ve lo assicuro. Come fate a soddisfarvi? Cioè, alla fine vi limitate a ciò che per noi sono solo preliminari, non potete chiamarlo sesso. Questa è una cosa molto 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 gettonata, nel senso che soprattutto i ragazzi pensano: non è sesso, sono preliminari, perché alla fine vi limitate a toccarvi, non c'è l'atto in sé perché manca il pene. La penetrazione può avvenire in così tanti modi che non saprei neanche elencarli tutti. Quindi no, non sono solo preliminari, e comunque se fossero solo preliminari sarebbero dei bei preliminari. Beh, ma se non vi piace il pene, perché utilizzate gli strap-on? Anche qua. Cosa, argomento enorme che veramente implica così tante opzioni che ci sono lesbiche a cui piace utilizzare gli strap-on, lesbiche a cui non piace utilizzare gli strap-on proprio perché gli ricorda il pene. Allora, parlo per me, vi faccio un esempio. Non ho niente contro gli strap-on. Tanti amici strap-on. Il problema nella mia testa è l'idea della penetrazione, cioè se nella mia testa parte l'immagine, un'immagine che assomiglia alla penetrazione del sesso etero, per me muore tutto, quindi su di me uno strap-on non verrà mai usato. Lo posso usare io su qualcun altro, non è un problema, ma su di me no, perché a me ricorda il pene, ma sono io. Un'altra persona lesbica può aver piacere a utilizzare, che c'è qualcuno utilizzi su di lei lo strap-on perché non le ricorda il sesso etero, non le ricorda il membro maschile, o non ha problemi con il membro maschile, ma è l'uomo che non gli piace la donna. Ci sono così tante, tante opzioni, così tante situazioni, che dire se utilizzi lo strap-on allora ti piace l'uomo è riduttivo e anche un po' stupido. La verità è che non hai ancora trovato l'uomo giusto per te se fai sesso con una donna. Altra cosa super gettonata. Una ragazza per essere lesbica non deve per forza essere stata con un uomo, ve lo assicuro. Esistono le golden star, le ragazze che non sono mai state con un uomo, eppure sono convinte del fatto che non provano attrazione nei confronti del sesso maschile. Devo cercare forse all'infinito per trovare l'uomo giusto, non ha senso, non ha senso. E poi, guarda caso, chi lo dice? Il ragazzo che pensa di essere l'uomo giusto per te. Come fai a godere solo con le dita? Ciao, questa è la voce di Fede interiore. Come vedete, in questo momento sto pensando a come non diventare volgare, farò il possibile, lo prometto. Allora,
magari dovreste provare a godere anche con le dita. Che cosa c'è di sbagliato? Nel senso, anche nel sesso etero, spesso l'uomo fa godere la donna con le dita, no? Sono impreparata, penso di sì. Nel senso, anche quando fate le cose da sole, non lo fate con le dita. Che cosa c'è di male? Lo trovo bellissimo, anche se non usi nessun tipo di gioco erotico, anche solo le dita fanno il loro lavoro. Come fate a godere senza la penetrazione profonda? Raga, profonda in che senso? Nel senso, non è che comunque nel corpo della donna ci sta un metro e mezzo di roba, la stessa penetrazione, cioè alla fine l'uomo non è che è dotato di un pene lungo tipo quello delle balene. Nel senso, si può penetrare in uguale maniera. Ma quindi le fate le sforbiciate? Altra idea fantastica creata da film e porno lesbo, in cui praticamente si immaginano due donne che quando fanno sesso si incastrano. Tipo puzzle, puzzle con due pezzi identici ovviamente, e cercano di fare dello yoga un po' strano che vi assicuro è scomodo, difficile e non succede quasi mai, succede poche volte, e nella vita di Adele succede sempre, ma bugia. Sì, si può fare, si può sforbiciare come dite voi, ma non è quello il sesso lesbo. Avete i capelli raccolti o i capelli corti perché così siete sempre pronte ad andare nei bassi fondi? Sì, le donne fanno sesso solo con i sex toys. Bugia, bugiissima. No, anche perché sono un sacco costosi i sex toys. Compagnie di giochi erotici, se mi leggete, abbassate prezzi. Le donne fanno preliminari, non fanno sesso. Non potete c***o. Vi manca il pene. Che fa l'uomo? E di nuovo, ma quindi sforbiciate. Ma lo fate solo a forbice? Come ci si sente? Cioè, è tanto diverso da quello etero? Domanda che non è stupida in realtà, perché è normale che la gente si chieda, si faccia delle domande che siano intelligenti, mi raccomando. È diverso da quello etero? È diverso? Sì, ma come per ogni coppia etero è diverso, per ogni coppia lesbica è diverso, sia dal sesso etero che dal sesso lesbico. È normalissimo, nel modo in cui magari ti immagini che fanno sesso un uomo e una donna, possono benissimo farlo anche due donne o due uomini. Come fai a sverginarti senza un pene? Non puoi. Raga, nel senso, il mene della donna non è fatto, per rompersi soltanto se viene toccato dentro dal pene. Vi assicuro che se ci infilate qualsiasi cosa, anche un dito può succedere che si rompa. Non ve lo raccontava una scuola facendo tipo educazione sessuale che c'era sempre il mito della ragazza che si sverginava in motorino, cioè prendendo una buca in motorino. Tutto è possibile, no? Ma quindi se fai sesso con le donne sei vergine? Come fai a chiamarlo sesso? Se non hai mai provato il sesso etero non puoi dire di essere lesbica. Quindi se non hai mai provato il sesso gay non puoi dire di essere etero. Quindi fate le forbici. Ma ragazzi, nel senso, ma che cosa vuol dire? Come fai a godere? Non arriverai mai all'orgasmo senza un uomo. Quindi l'uomo senza la donna all'orgasmo non ci arriva, nel senso quando è da solo l'uomo non combina mai niente, la donna quando è sola non può fare niente. L'orgasmo, ragazzi, non è dato dalla penetrazione del pene. Sei lesbica perché non hai ancora trovato l'uomo giusto, ti faccio cambiare idea io, tranquilla. Ma se usate lo strap-on, lo vedi che cercate comunque il pene? Questo si è sentito dire allora te lo sei unto il baffo. Vabbè, ma questa non è una, cioè nel senso è una battuta che vuol dire che sei uno di loro. Non ha senso perché il corpo della donna ha una cavità che deve essere riempita. Basta, basta perché sto ripetendo sempre le stesse cose, voglio dire giusto due robine. Le persone, soprattutto i maschi etero, vedono la donna e l'uomo come due pezzi di un puzzle che si devono quindi unire, l'uomo al pezzo esterno, la donna al pezzo interno, quindi si incastrano. Ovviamente due maschi e due femmine, secondo loro, non hanno senso, nel senso non arrivi a nulla, no? Come posso spiegarlo? Che cioè nel senso ogni coppia è differente, quindi non sarà, il sesso di una coppia non sarà mai uguale a quello di un altro, come è giusto che sia, ed è una cosa meravigliosa. Ognuno ha i propri gusti, ognuno ha bisogno o meno di sex toys, bisogno o meno di penetrazione, c'è chi la odia, chi assolutamente deve per forza averla. Ma vi assicuro che la donna non è fatta per essere penetrata per forza da un pene. Un'altra donna è
capace alla grande di farle provare piacere. Non è, il sesso non è fatto soltanto per procreare, quindi visto che mi sono sentita dire anche che se non puoi procreare non hai senso di esistere. Non mi sembra che comunque le coppie etero ogni volta che facciano sesso sfornino un bambino, anzi, vi assicuro che il sesso tra due donne è una cosa normalissima. Quindi, come posso farvelo immaginare, l'unica cosa che vi posso dire è di non basarvi sui classici porno lesbo che cercano semplicemente di riprodurre il sesso etero, perché sono in stragrande maggioranza fatte per persone etero. Normalissimo, si può fare in qualsiasi modo, in qualsiasi posizione, con qualsiasi gioco, senza giochi, con vibratori, sex toys, lubrificanti, chi più ne ha più ne metta. Si può fare tra donne, tra uomini, tra uomo e donne. Il sesso è bello, il sesso va fatto protetto, non c'è niente di male a fare sesso. Quindi, per rispondere alle vostre domande, non sono solo preliminari, anche perché poi, nel senso, se preliminari intendete solo le mani, nel senso anche le mani sono in grado di penetrare, se preliminari intendete solo la lingua, anche la lingua è in grado di penetrare. Non sono solo sex toys, anche se, perché no, perché non usarli? Non c'è il bisogno di un uomo per forza, non si è alla ricerca di un uomo se si usano i sex toys. Voglio dire che spesso queste domande non vengono fatte neanche con cattiveria, spesso, delle volte sì, e non c'è niente di male nel farle né nel rispondere. È giusto magari che anche spesso, cioè che soprattutto adesso nel 2019 le persone si interessino a questa cosa, rispondete con la tranquillità proprio più assoluta, ditelo che è sesso normalissimo, e se ve lo dice una donna potete benissimo dirle di provare a passare al lato scuro. Per il resto, amici, che cosa dire? Siate buoni, siate gentili, vogliatevi bene, ci vediamo alla prossima.